Ti presentiamo subito Francesco Leone. E voilà, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti. Visto che ce l'abbiamo Evviva fatta. Buongiorno a tutti voi. Francesco, ce l'abbiamo L'abbiamo fatta. fatta. Senti, riesci a girare il telefonino così ti vediamo in 16 noni? Così? Evviva! Ma Fantastico. sei in L'abbiamo macchina! fatta. Vedi, Sono in però prima non si... macchina Allora, prima con sembravi un in un... indaffarato. Prima sembrava un loft, si intravedeva la finestra Sì, dietro, ora no, allargando è diventata sono in macchina. macchina, sono in macchina, sono in macchina. Vediamo se Sì. riusciamo a capire da che parti sei. Non lo so, c'è del verde, non sono attraverso. No, sono a Palermo, però. A No, però era una bella immagine, ti faceva un bello Palermo. sfondo. Era un bellissimo sfondo. Dai, che oggi è una Così. giornata importante. Oggi C'avrà un. mattinata piena, oggi mattinata piena, Assolutamente sì. quindi in macchina potevo collegarmi. Non potrò mancare l'appuntamento delle 12, quindi fra poco, questo contesto straordinario per un film che merita e di cui ci siamo ampiamente occupati. Francesco, ma dovevo assolutamente Sì. recuperarti questa mattina e speriamo che, perché sarete in tre i testimoni e testimonial di questa anteprima che è Sicilian Holiday qui Sì. a Palermo. Un film tanto atteso, conferenza stampa a mezzogiorno e poi questa sera al Cineteatro Lux. Quindi, testando il collegamento, Eliana, Qualche sono alle secondo, tue mani. Francesco, siamo in questo momento in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook. La musica non può andare su Facebook, quindi qualche secondo e ti presentiamo. Poi andiamo a reti unificate fra un paio di secondi e così ti presentiamo anche per chi ascolta soltanto le nostre voci dalla cara vecchia radio senza vederci in video. Quindi sappiamo chi Va bene. sei, ma ti ripresentiamo da capo, non ti preoccupare. Perdiamo Perfetto. qualche colpo, va? Va bene. Abbiamo ascoltato i Modà insieme ad Emma con Come in un film e a proposito di film, quest'oggi non si può non parlare di Sicilian Holiday. I più attenti, i più appassionati del nostro Open Day Cinema si ricorderanno di questo film, ne abbiamo parlato qualche tempo fa insieme a Michela Scolari che ha scritto e diretto Sicilian Holiday, ma oggi se ne riparla perché c'è l'anteprima palermitana questa sera al cinema, mentre questa mattina a mezzogiorno ci sarà la conferenza stampa di presentazione e quindi siamo felici di annunciarvi che abbiamo con noi uno dei protagonisti di questa di questo nuovo film che è Francesco Leone. Ben arrivato. Buongiorno, grazie mille per avermi con voi. Senti Francesco, tu non puoi capire, ovviamente io ho avuto il privilegio di vedere già il film in maniera riservata, la E sono copia per due la questa stampa. mattina, domani vai a Roma e già hai visto il Ok. film. E quanto ti ho invidiato per il ruolo. Ma lasciamo perdere la parte Ci mascolina vuole il physique du rôle per certe cose, Scinardo. e d'orgoglio, ma mi hai ricordato un vecchio testo di forse 20 anni fa che mi regalò una persona a me cara che adesso non c'è più, sull'artista Bentivegna, quel grande scultore dove avete girato nelle campagne dell'Agrigentino con queste teste, queste sculture meravigliose e ti ho invidiato in questo ruolo di Nino, questo scultore sempre. Sempre sporco in viso, qua ti vediamo con Ivo Rovagnoli, qui sotto un meraviglioso albero di olive. Senti, raccontami un po' questa esperienza meravigliosa e soprattutto sei consapevole che andrai ad un mercato, estero, in particolare statunitense, grazie appunto alla distribuzione di Adam Leipzig. Sì, assolutamente. Io da siciliano ho sempre sognato di lavorare nella mia terra e non mi sarei mai aspettato appunto di fare il mio debutto cinematografico appunto in Sicilia. Per me è stato un sogno ad occhi aperti. Devo ringraziare Michela. Michela Scolari. Ci siamo fin da subito trovati in sintonia. È stata subito un'alchimia perfetta.
Devo ringraziarla per avermi dato tanta fiducia. Abbiamo portato a termine, secondo me, un lavoro tanto bello, perché fa vedere uno spaccato della nostra terra che è giusto far conoscere, è giusto raccontare la nostra terra in questo modo, senza parlare di altro. Esatto, ecco. Bravo. Senti Francesco, questa è la scena, la faccio vedere a Eliana, che ovviamente mi ha stregato con questa magica attrice che è Lily Englert, e mi è piaciuta molto questa frase che tu le dici: l'Italia non è niente senza la Sicilia, e lei ti risponde: vorrei amare la mia terra come tu ami la tua. Ma quanto orgoglio c'è nell'essere siciliano e nell'amare questo luogo magico? No, è un orgoglio fantastico, perché poi io mi rivedo molto nel carattere di Nino, il personaggio che interpreto. Nino è un ragazzo fortemente legato alla sua terra, come lo sono io peraltro. E quindi Mia, che appunto scappa da questa realtà così grande, così enorme, viene in una terra dove appunto incontra questo ragazzo che vive solo dell'amore delle persone che lo circondano, del suo lavoro, della sua famiglia. E lei rimane, diciamo, non è una cosa che ha mai vissuto, e quindi il rapporto che hanno è appunto per lei un, diciamo, ripulirsi di cose magari che non contano in realtà nella vita. Lei scopre una parte di sé anche che non conosceva, e appunto si innamora della terra, di questa terra magica che è la Sicilia. Lui la porta solo a scoprire le meraviglie del nostro territorio, appunto facendogli vedere i templi di Agrigento, Sciacca e altri posti come il Castello Incantato che hai citato prima, un posto meraviglioso. Io non l'avevo mai visitato e sono rimasto estasiato, perché è un posto veramente magico, come il è nome magico, è ci magico. Vuole ci dice. Quindi il libro era L'Eccellenza Bentivegna, perché questo era uno scultore. Vuoi conoscere meglio Francesco Leone? Sì, abbiamo due clip, forse sacrifichiamo il trailer che avevamo già mandato con Michela, ma c'è il suo showreel che è notevole, così parliamo anche della sua splendida carriera. Lo guardiamo insieme in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla radio c'è Gym Class Heroes. Vediamo insieme il trailer. Capo, mi dispiace, mi ha colto di sorpresa. Sei stata coraggiosa. L'importante è che tu stia bene. Capo, mi dispiace. Non ti preoccupare. Un po' sul nostro Righi. Pensi che quel poveretto, prima di fare barbone, faceva il medico. Esatto. In un'importante clinica di Firenze. Chissà come si è ridotto così. Beh, scopriamolo. Celibe e niente figli. Ah. Ha lasciato la professione all'improvviso qualche anno fa. Da allora si erano perse le tracce. Bene. Amore, lo so che... Ed eccoci qui, siamo tornati in diretta su Radio In, siamo in compagnia di Francesco Leone, abbiamo visto anche il suo showreel e quindi abbiamo imparato a conoscerlo un po' meglio, no? Il showreel è sempre il modo per vedere, insomma, ripercorrere rapidamente i passi della carriera, che a volte portano lontano da casa, a volte, come nel caso di Sicilian Holidays, invece riportano a casa. Francesco, e dicevamo, in un elogio della Sicilia, perché poi Sicilian Holidays nasce proprio con questo intento, è penso un'emozione, come dicevamo poc'anzi, un po' più particolare. Sì, no, per me è stato un onore, una grande responsabilità anche interpretare questo ruolo, essendo il siciliano, diciamo, che rappresenta la terra nel film. Quindi per me, io ripeto, è stato un sogno, io ce l'ho messa tutta e spero che arrivi l'amore che Michela in primis ha trasmesso a tutti noi per il suo progetto e ci ha fatto appunto innamorare di tutto quello che è Sicilian Holidays, che è una grande storia raccontata con attenzione,
nei dettagli anche, perché Michela è una grande lei non ti spiega solo una scena, lei ti racconta una storia per farti arrivare al ciak, per farti capire bene il personaggio, e anche un libro messo lì, cioè lei ti fa capire bene dove vuole arrivare, e quello per un attore secondo me è fondamentale. Sì, Francesco. Ma avevate già collaborato insieme? No, la prima volta. Ma tra l'altro, quando l'abbiamo intervistata, lei ci ha raccontato proprio la genesi di questo lavoro, che è durato tanti anni, quindi ha avuto anche una gravidanza abbastanza lunga. Lei teneva molto, soprattutto era quasi un viaggio introspettivo rispetto alle sue origini con i suoi nonni del messinese. So che stasera poi alla conferenza stampa si collegherà in diretta dagli Stati Uniti, ma intanto Marco, se teniamo Francesco, mi ha appena mandato un messaggio Ivo, che è con Claudia Gerini in hotel in questo momento, e mi ha detto: se vuoi ti diamo un saluto. Francesco, io vorrei tenerti fino alle 10, quando avremo il notiziario. Dipende, se in doppia fila puoi stare, è passato qualche vigile. Non ti preoccupare. Hai pagato il tagliando del parcheggio? No, ma sono in hotel anch'io, quindi esatto. E noi ci prepariamo a continuare a parlare di questo Sicilian Holiday, ricordiamo, scritto e diretto da Michela Scolari. Dov'è Michela? Michela è negli Stati Uniti, farà un collegamento, sì, l'ho seguita in questi giorni, sicuramente starà preparando il suo prossimo film. Se fa il collegamento a mezzogiorno, vuol dire che anche a lei tocca la vita di John, di alzarsi nel cuore della notte per collegarsi. Beh, sarà mattina presto, quindi forse l'alba. Alle 6. Sono 6 ore. Cioè, poi dipende da che lato dell'America sta, quindi bisogna anche scoprire quello, però è un grandissimo appuntamento e ne vale veramente la pena. Bellissimo, bellissimo. Senti, hai visto che bello showreel di Francesco Leone? Tra l'altro lui ha veramente una bellissima carriera, ha iniziato a 16 anni, poi si è trasferito a Roma, ha studiato recitazione, e poi nel 2018 ha subito debuttato nella fiction con Che Dio ci aiuti. Ha prestato il suo volto alla videoclip di Max Pezzali, Qualcosa di nuovo. È stato con Vanessa Incontrada, abbiamo visto dei frammenti su Canale 5 per due stagioni, in Fosca Innocente. Guarda, insomma, chi è arrivato. Eccoli, è tornato Francesco Leone, è tornato anche Ivo Scolari. Ivo, buongiorno. Ivo e Francesco, mettetevi in 16 noni, ciao. Girate questi telefoni. Ciao, Ivo, eccoci. Ah, che meraviglia, così abbiamo lo schermo pieno. Ciao. Ma io non ho capito, siete nello stesso albergo o siete in luoghi diversi? Siamo a 20 metri di distanza, se voi ci mettiamo vicini. È carino, perché sì. È arrivata pure la star. Dai, il saluto per i nostri fan, Ivo, me l'avevi promesso. Guarda, dicevo a Eliana prima di collegarci, magari si sarà fatto una brutta idea di me per come un po' l'ho stressato, ma ci tenevamo tanto. Però ti sbagli, Ivan, io non te l'ho promesso, perché io ho sempre solo una parola sola. Ecco. Se ti avessi promesso ci sarebbe stata. Ah, ecco. No, nel senso, è una promessa... subiudice, come si suol dire. Senti, vi sentite emozionati, Ivo? Ma siamo contenti di essere qua. Siamo contenti di essere qua nella città di Francesco, nel capoluogo siciliano. Il film è stato fatto per voi, è dedicato a voi, quindi siamo molto contenti, sì. Dacci un secondo, perché in questo momento eravamo in streaming su Facebook, adesso vi presentiamo anche ti presentiamo per chi ascolta soltanto la radio. Se riesci a mettere il telefonino in orizzontale ti vediamo ancora più completo. Vai, perfetto. Evviva. Ok. Dopo aver ascoltato Jess Glynn, continuiamo a parlare di Sicilian Holiday. Eravamo già in collegamento con Francesco Leone e adesso è arrivato anche Ivo Romagnoli, che ritorna all'interno del nostro Open Day Cinema. Bentornato! Grazie a voi di avermi chiamato. Ah, ho riconosciuto anche dove siete ospitati, siete in un luogo bellissimo, vi sta piacendo? Mi sembra la Villa del Gattopardo, è vero? Mamma. Bravissimo!
infatti siamo qua. Per vivere ancora di più un'atmosfera di grande Sicilia. Allora Ivo, noi ci siamo sentiti qualche mese fa, adesso c'è un'anteprima palermitana, che sensazioni si hanno in questo momento? Ma sì, io sono molto contento, primo perché è la città di Francesco, mio fratellino, e poi perché insomma è capoluogo siciliano. Il film è stato fatto per voi, per i siciliani, e quindi ci riempio di gioia poter essere qua. Siamo veramente onorati della opportunità che ci ha dato la regione, l'assemblea regionale, e la sfida di presentare il film in un posto prezioso come il Palazzo Normanni. Non ricordo altri progetti che sono stati presentati in un posto così, così eccelso, forse perché veramente tutti gli sforzi, sacrifici e tutta la passione che abbiamo messo per esaltare questa terra e popolazione meravigliosa, forse qualcuno se ne sta rendendo conto, e questo ci riempie di gioia. Vero Franci? Assolutamente sì, assolutamente sì. Non ho altro da aggiungere, hai detto tutto tu. Francesco e Ivo, credo che il senso e la bellezza del vostro lavoro sia racchiusa in questa foto che ho scelto alle nostre spalle, dove siete rigorosamente in abito da sera e le donne con questo abito meraviglioso in rosso ai piedi di quello che rappresenta iconicamente la nostra terra. Ivo. Sì. Tra l'altro sono tutti abiti fatti da uno stilista siciliano che è un fenomeno, si chiama Gianluca Librando, che ha personalmente cucito tutti gli abiti per questo servizio fotografico, che ci ha fatto uno dei fotografi più importanti al mondo, che si chiama Stefano Azzario, che adesso stiamo per pubblicarlo in una rivista importante. Per lanciare il film che stiamo iniziando a lanciarlo negli Stati Uniti, nel resto del mondo, perché il film Alessandra Costanza, la prima cosa ci ha detto: complimenti che avete recitato anche in inglese, perché ho visto il film, e infatti è vero, perché il film è pensato principalmente per un pubblico straniero, per far arrivare questi valori all'estero. Senti Ivo, ho molto apprezzato alcune interviste che ha rilasciato Claudia Gerini questa mattina ai due quotidiani siciliani. Lei ha dei ricordi bellissimi su questa terra, ha ricordato Grande Grosso e Verdone, girato a Taormina al San Domenico, che come sai è stata la location che ha amplificato l'effetto White Lotus, e soprattutto ha elogiato Sciacca. Quest'oggi parlerete in conferenza stampa delle meraviglie di questo posto, e io mi permetto di aggiungere che è stata notevole anche la partecipazione della figlia di Claudia Gerini, Linda Zampaglione, figlia di Federico dei Tiro Mancino. Insomma, un cast accuratamente scelto. Tu sei anche il produttore di questo film. Abbiamo gli ultimi due minuti di collegamento. Dici quando potremo vederlo questo film in sala? Allora, stasera e domani è a Palermo al Lux con due date, e poi verrà ampliata la programmazione innanzitutto sulla Sicilia, e poi stiamo cominciando a fissare anche le altre date su Firenze, Roma e Milano. Bene. In concomitanza con l'espansione in Sicilia, diciamo. Francesco, io vorrei salutarti, poi noi ci vedremo fra un'ora. A parte il tuo showreel, ci piacerebbe molto con Eliana poter continuare a raccontare il tuo percorso professionale, perché il nostro target d'ascolto è composto da molti giovani cineasti, molti aspiranti attori che appunto vogliono intraprendere questa splendida carriera. Tu ne sei comunque un esempio per spirito di abnegazione, volontà che hai dimostrato nel tuo percorso, per cui volevo strapparti a un impegno a ritornare con noi e parlare di te.
Francesco. Parli con me? Sì, certo. Ah, perdonami, pensavo che parlassi con Ivo. No, con Ivo abbiamo chiacchierato l'altro giorno un po' di più. Non avevo sentito... A Ivo abbiamo già dedicato una puntata intera, quindi parlavo con te, abbiamo dedicato poco tempo a te. Perdonatemi, assolutamente sì comunque, con grande piacere quando volete. Adesso sì, questo vale per entrambi, ci siamo conosciuti con entrambi in occasione di questo Sicilian Holiday, speriamo di risentirvi presto per poter raccontare i vostri prossimi lavori. Quando volete, con grande piacere. Seguitelo Francesco, perché è uno di quegli attori che recita perché sente il bisogno di recitare, che è più importante di qualsiasi altra cosa che ci sia. Ma in tutto questo la proiezione di stasera quindi è in inglese? No, in italiano, doppiato. Ah, ok. Ma vi siete doppiati voi stessi? Sì. Perfetto. Okay. Francesco, sì, il personaggio rimane in inglese con i sottotitoli, ma si capisce abbastanza bene. L'hanno capito a sciacca tutti, di tutte le età. Ok, sì. Ok. Grazie mille, ragazzi, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Ivo Romagnoli, Francesco Leone, Sicilian Holiday. Ciao, grazie per essere stati all'interno del nostro Open Day Cinema. Adesso c'è un po' di musica, poi si continua con gli ospiti.